San Francisco 1966. La musica psichedelica dei Jefferson Airplane, dei Grateful Dead, dei Quicksilver Messenger Service è la causa e insieme l'effetto di un cambiamento radicale nei gusti del popolo rock. The Art of Rock racconta con le immagini quel punto di svolta, un momento di grande creatività che ora anche la critica ufficiale comincia ad analizzare. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Rielaborando gli stimoli dell'arte decorativa di fine Ottocento, artisti come Mouse and Kelly o Rick Griffin, autore di una celebre copertina di un disco di Janis Joplin, hanno dato un senso al termine psichedelico, un termine tuttora attuale, se solo si pensa al groove olografico dei D-Light. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. Rimane, insieme all'inevitabile revival, anche il sapore di un'epoca nella quale rock e immagine si sono uniti in un matrimonio fecondo, come ci spiega Massimo Cirulli, curatore della mostra di Torino. È molto importante ricordare che anche, diciamo, all'epoca del 66 ancora non esistevano i videoclip, quindi il manifesto era l'unico strumento visivo che desse forza al messaggio musicale.